Nell'infuocato dibattito che continua ad essere in corso sul disegno di legge Cirinnà relativo alle unioni civili tra coppie dello stesso sesso e alla possibilità di adottare dei bambini da parte di queste coppie, qualche giorno fa è stato pubblicato un appello da parte di una serie di professori universitari, avvocati, giuristi, comunque professionisti che si occupano del diritto di famiglia, che proponeva l'urgenza di arrivare all'approvazione della legge, comprese le norme sulla cosiddetta stepchild adoption, cioè sulla possibilità di adottare il figlio naturale di uno dei partner di un'unione di questo tipo, sul presupposto che ci fosse la ormai insopprimibile urgenza di arrivare a garantire piena tutela giuridica ai propri bambini che, pur vivendo in coppie di questo tipo, si troverebbero a subire una intollerabile discriminazione. L'appello ha avuto, come è normale in questi casi, una certa eco sulla stampa, e a questo punto davvero una persona che non si occupa professionalmente di questi problemi potrebbe arrivare a pensare che davvero questi bambini si trovino in una situazione di grave discriminazione o addirittura di mancata tutela giuridica. Ma le cose stanno veramente in questi termini? Intanto dovremmo cercare di capire quanti sono veramente questi bambini in Italia, perché in questi giorni si è sviluppato un certo dibattito, perché da una parte i numeri relativi a questo fenomeno di bambini che vivono con coppie dello stesso sesso è stato grandemente esagerato per creare attenzione e allarme sociale sul caso, quando invece verosimilmente, anche interpretando in maniera generosa i dati che ci forniscono le rilevazioni dell'Istat, pare non trattarsi più di 500 circa ragazzi, o nel caso più generoso di pochissime migliaia. Questi bambini ovviamente meriterebbero comunque tutela, questo non è in discussione, ma appunto un osservatore non particolarmente informato potrebbe pensare che si trovino veramente in una situazione di disparità, di diseguaglianza, di mancanza di tutela rispetto ai bambini che invece vivono con delle famiglie non composte da genitori dello stesso sesso. In realtà, nei fatti, questi bambini non sono assolutamente in una situazione di privazione o di incertezza tale che potrebbero vedersi tolti da un momento all'altro alle loro famiglie. Non c'è nessuna possibilità che questi bambini vengano portati in un istituto da un assistente sociale, se non proprio dai gendarmi, come nella favola di Pinocchio, sul presupposto che vivrebbero in una situazione irregolare. Quindi non hanno assolutamente motivo di essere quelle affermazioni propagandistiche che si sono sentite fare, e sono completamente prive di qualsiasi connessione con la realtà anche certe affermazioni che si sono sentite nel dibattito televisivo di questi giorni, come quella di un noto presentatore televisivo che sarebbe arrivato a dire che secondo lui è sempre meglio che i bambini crescano in coppie di genitori omosessuali piuttosto che in un istituto con delle suore, cosa che dimostra che questa persona, e probabilmente non soltanto lui, non ha assolutamente compreso nulla di quello di cui si sta veramente parlando e non è al corrente di come è regolamentato in Italia il problema dell'adozione dei minori. Infatti questi bambini non sono assolutamente in stato di abbandono, non sono assolutamente adottabili o a rischio di essere interessati da un provvedimento di adottabilità, perché sono bambini che vivono con il loro genitore naturale, esattamente come avviene per tanti altri bambini che vivono con un solo genitore e hanno la potestà di un solo genitore semplicemente perché l'altro, come spesso capita, è venuto meno, è morto o non li ha mai riconosciuti. Non c'è differenza da questo punto di vista. In questi casi, peraltro, si potrebbe anche affermare qualcosa in più. Infatti, se andiamo bene a vedere la situazione,
potremmo dire che tutto sommato, dal punto di vista sostanziale, oltre che quello della tutela giuridica, la posizione di questi bambini non è tanto diversa da quelli che sono un numero enormemente superiore, che in Italia vivono con un solo genitore semplicemente per il fatto che questo genitore è separato o è divorziato o molto più semplicemente non convive con l'altro genitore. Qui i difensori della cosiddetta stepchild adoption potrebbero insorgere per far notare che non è assolutamente vero, perché in questi casi un altro genitore esiste, ed effettivamente è vero, anche se separato l'altro genitore in questi casi esiste ed è tenuto anche a contribuire al loro mantenimento nei confronti del genitore con cui i bambini di questo tipo convivono. Anche se va detto che difficilmente si può pensare che la tutela che i difensori della stepchild adoption pretendano nei confronti di questi bambini sia esclusivamente di questo tipo. E per quale motivo? Proprio perché andiamo a vedere bene le cose e scopriremo che in Italia solo dal 2006, solo da una decina d'anni, quindi esiste una legge detta sull'affidamento condiviso, per cui questi figli di genitori separati o divorziati conservano la potestà di entrambi i genitori, nonostante la separazione su di essi. È una conquista relativamente recente. Prima del 2006, questi figli di genitori separati conservavano nei propri confronti soltanto la potestà del genitore col quale convivevano. L'altro genitore, che pure era tenuto al mantenimento, aveva diritto a essere consultato soltanto sulle questioni di maggiore interesse e spesso non avveniva. Se si è arrivati all'affidamento condiviso è stato anche grazie alle battaglie di questi genitori separati, che nella stragrande maggioranza dei casi erano padri, i quali appunto lamentavano, e a ragione, delle discriminazioni ben più serie di quelle che oggi sembrerebbero lamentare i compagni dei genitori naturali nelle coppie dello stesso sesso. Infatti lamentavano a ragione che loro potevano essere esclusi anche dalla possibilità di sapere come andavano i loro figli a scuola, erano esclusi dalla possibilità di poterli visitare in determinate situazioni, proprio perché su di loro la potestà era solo dell'altro genitore e quindi loro potevano a ragione, senza il consenso di questo, essere esclusi. Però la loro era in realtà un'esclusione effettiva, proprio perché non c'era il consenso in questi casi del genitore convivente con i figli. In realtà per i compagni dei genitori nelle coppie dello stesso sesso questo problema in realtà non sussiste. Ma non è neanche tanto questo il punto. Quello che vorrei notare è che quando nel 2006 è stata discussa e approvata la legge sull'affidamento condiviso, in quel frangente è stato pubblicato un altro appello di giuristi che in molti casi è stato sottoscritto dalle stesse persone, dagli stessi eminenti professionisti e dalle stesse associazioni di riferimento che adesso invece hanno firmato questo appello a favore della cosiddetta stepchild adoption. E cosa diceva questo appello? Prendeva le parti dei padri separati? Prendeva le parti dei bambini? In che modo? No, diceva che a loro avviso non c'era nessuna esigenza di introdurre l'affidamento condiviso. Si pensava che questo avrebbe ottenuto solo l'effetto di aumentare la conflittualità senza nessun interesse effettivo per i bambini. Quindi due pesi, due misure. Due diversi modi di valutare le cose. Io direi che qui, oltre a tanta malafede e superficialità, ci sia anche l'evidente e sempre meno nascondibile certezza del fatto che in realtà, nonostante quello che si dice, in queste situazioni non è l'interesse dei bambini quello che si vuole prioritariamente tutelare, bensì l'interesse degli adulti che vogliono o meno vantare diritti nei loro confronti.